Allora, siamo con Francesco. Francesco, allora partiamo intanto. Descrivici chi è Francesco? Allora, io sono nella vita faccio l'insegnante, quindi insomma, la musica sì, mi dà tante soddisfazioni, ma in Italia insomma viverci è dura, a meno che non sei una star. Quindi va bene, nel frattempo faccio quello, però diciamo che veramente il mio lavoro, come sembra brutto a dirlo, ma come impegno, come passione, veramente la musica, che è nata non tanto come essere un musicista, ma soprattutto un compositore, anche se ho studiato musica seriamente, quindi sono autodidatta al piano, ma soprattutto ho studiato sax, clarinetto, anzi. E dopo praticamente ho avuto questa indole quasi scoperta all'età adolescenziale, più spinta alla creatività. Quindi ho sempre vissuto un po' come sempre capita alle persone che decidono di intraprendere questa sfida. È una sfida soprattutto di scetticismo, perché convincere gli altri che sei un compositore, a volte sembra che sei un po' mezzo o esaurito, o isolato, o nessuno mi capisce, cose del genere. Quindi entrare e avere nella testa della gente, cominciare col primo grande amico, cioè inizi con un cammino, cioè non è un emettere suoni, no? Quindi è facile, insomma, in certo senso qualcuno ti possa ascoltare, ma per chi scrive è una cosa completamente diversa, cioè come magari potrebbe essere anche uno scrittore, no? Che comincia a far leggere qualcosa, un poeta, alle persone più intime, magari alla mamma, al papà. Quindi si parte dal contesto familiare fino ad arrivare, vabbè, dopo tanti anni, a ottenere i primi anche premi nazionali o cose del genere, e attualmente, insomma, vabbè, portare avanti uno spettacolo di quello che considero, secondo me, il più grande cantatore italiano, che Lucio Dalla, in giro per l'Italia. Ecco chi sono. Beh, allora vabbè, ti racconto un aneddoto. Il nostro amico, autore e cantautore Franz Campi, Pier Francesco Campi, quando scrisse la sua canzone, sicuramente più conosciuta, che Banana e Lampone, andò a parlare con la corista di Dalla e disse: "Guarda, io ho una canzone per Lucio", ma in realtà gli disse questa, gli disse: "No, no, non ti preoccupare, non dalla Lucio, ma dalla Gianni", che poi divenne il famoso successo di Gianni Morandi. Quindi Morandi, sì. sì, quindi viene sempre in quella scuola bolognese, non so perché, ma il mondo gira intorno a Bologna. Tutti vogliono lavorare e collaborare a Bologna. Bologna e Ah, Genova, non si sa perché. Se guardi perché dimmi, dimmi. no, no, dimmi, allora tu sei cantautore, praticamente scrivi le canzoni. Attualmente per chi hai scritto qualche canzone? Non ho scritto per altri. Beh, Ho solo sempre per te. scritto per me. Sì, ho partecipato, ho vinto il premio Battisti, ho fatto le finali di Musicultura, ho vinto il premio alla critica a Bologna di Lucio Dalla, ho vinto il premio Ivan Graziani, ne ho vinti. Festival dell'Adriatico, vinsi. Ma ho fatto sempre musica proposta da me. Tra l'altro abbiamo provato anche a mettere su, prima del progetto che stiamo facendo adesso di Dalla, di inediti. Fu un errore perché non capimmo che quella fase, purtroppo, che penso appartenga anche alla tua generazione, siamo più o meno coetanei, penso che io sono magari un po' più grandicello, succede che insomma quella curiosità che si aveva per la musica nell'ascoltare, insomma, quindi andare in una vera e propria biblioteca, ma dove si vendevano dischi, non c'è più. Quindi il concetto dell'inedito, dell'autore, insomma, è diventato una cosa completamente diversa. Forse, ma azzardo di dire che forse la musica abbia esaurito il suo percorso, perché è stato forse scritto tutto, probabilmente tutto, e quindi bisognerà trovare un nuovo Bach, probabilmente, un rivoluzionario, una nuova spinta, forse l'uomo tenderà alla creatività su altri aspetti. Per cui abbiamo provato a fare questo progetto inedito, ma purtroppo le richieste commerciali erano limitate. Insomma, non si ha un'apertura così, a meno che vivi in città come Milano o Roma, dove ci sono sensibilità e persone che vogliono quel tipo di musica nuova. Ecco, tutto lì. Però scrivo per me. E poi passiamo adesso
prima di chiudere, passiamo all'ultimo lavoro che sicuramente ritorna a una situazione che è ancora un cantiere, facciamo, diciamo perfettamente, un cantiere aperto. Cantiere mai aperto purtroppo. Allora, ero titubante, avevo questo pezzo nel cassetto da un po' di tempo, dovevo, vabbè, strutturalmente ancora elaborarlo, ma generalmente io ho fatto sempre composizioni non di particolarmente legate a questioni sociali o cose del genere. E sapevo già che era stato un po' usato. Però ognuno esprime le proprie cose, chi con la pittura, la musica, insomma, con qualsiasi forma, il proprio disagio, è giusto così. Diciamo, l'argomento era stato abbastanza blasonato, secondo me anche in maniera discutibile, ma questa è una mia assolutamente opinione di cui mi prendo le responsabilità. Perché parlare di tragedie di questo genere si può cadere o nella retorica o nella banalità, bisogna essere veramente bravi quando si deve parlare del male, non dico perché io l'abbia fatto. Però secondo me bisogna avere anche una certa sensibilità, vai a toccare le persone e quando si dice la puzza e il sospetto che ci vuoi, non dico lucrare, che è una parola sbagliata, ma è come se volessi, perché non è che ci guadagni, ripeto, ma farci la faccia no. Bisognava invece usare il tatto. E io sono andato proprio ad Acquasanta a presentarlo questo pezzo, che tra l'altro il comune mi ha finanziato. E ringrazio in questo. E quando l'ho presentato davanti al pubblico è stata una delle serate più difficili perché potevi pure ricevere, lì non te la mandano a dire, insomma, se avessi fatto qualcosa di insensibile. Il pezzo si chiama Amore Controvento e abbiamo tentato sostanzialmente in maniera poetica, senza mai nominare la parola terremoto, ma abbiamo parlato non di denuncia, dice qua non si ricostruisce niente così. Abbiamo parlato della tenacia, abbiamo parlato dell'amore in quanto proprio controvento, cioè che è l'unica forza non legalmente che puoi imporre, che può spingere a una ricostruzione, che non significa ricopiare, è un modo anche per dire sì, ricostruiamo, ma ricostruiamo anche con le nostre teste, con le nostre consapevolezze, cioè costruire come prima. Non si aveva neanche la cultura di poter pensare di costruire lì così, adesso sarebbe assurdo costruire così. Quindi è un inno alla speranza in maniera, ovviamente c'è del dolore dentro, c'è la descrizione del disagio, però è una canzone che, essendo uno che ama la montagna da morire, e ho frequentato sempre gente di quei luoghi lì, anche se io non ho le case lì, ho la seconda casa. Quindi l'ho sentita come se fosse qualcosa di mio che se n'è andato. Io non amo il mare, non vado al mare. Anche che rispetto chi ci va, ma non mi piace la confusione, insomma, ho un'altra indole, quindi ho sempre vissuto sia anche la mia infanzia a quei posti. Conosco tanta gente di su, quindi per me è come se fosse successo anche a me, tra virgolette, mi permetto di dire. Ecco, è E quello a qua. questo punto, qual è gli obiettivi futuri che ti poni? Beh, allora, gli obiettivi sono che appunto la strategia è quello che stiamo trattando con agenzie importanti italiane, oltre al fatto di cominciare a avere, io ho la fortuna, ripeto, di avere una, forse una delle migliori band che interpretano Lucio Dalla in Italia e stiamo incominciando ad avere infatti molto riscontro fuori, Roma soprattutto, cose del genere. Quale sarebbe il progetto? Pensare appunto che questa non è che semplicemente tributare Lucio, ma dire che questi cantautori hanno creato una scuola compositiva, cosa che io infatti lo dico spudoratamente, mi ci ispiro. Quindi incominciare a inserire piano piano anche all'interno di uno spettacolo, appunto nel discorso dello spettacolo stesso, appunto qualcosa per cui tu puoi farti conoscere. Quindi è un modo per dire che, insomma, io sono non, interprete, faccio lo spettacolo e mando anche un messaggio di mio e dico che quelle scuole, quei cantautorali vanno portate avanti. Ed è stato un progetto che sostanzialmente mi è stato quasi proposto, io l'ho sempre pensato, ma ha colpito appunto esattamente
questa cosa, e pare che la tendenza delle nuove agenzie sia anche questo, cioè ormai lo scimmiottare, mettersi le parrucche finte, questo periodo è finito, anche i karaoke stanno finalmente, e lo dico da compositore e artista, o perlomeno da uomo di musica, adesso ho esagerato a definirmi così, ma i karaoke hanno rovinato tantissime possibilità live. È un macello, hanno fatto un disastro e chi fa musica mi capisce e mi dà ragione. Queste sono discussioni che ho fatto con addetti ai lavori. E invece finalmente sta cambiando la tendenza, cioè si sta incominciando ad avere, si vuole intelligenza, si vuole qualcosa di nuovo, una nuova freschezza. Del resto anche il vinile sta tornando, quindi c'è un ritorno a qualcosa che produca qualcosa di nuovo, anche se prima ho detto la musica è finita, sì, probabilmente sì, è finita nel senso a livello di idee compositive, probabilmente saremmo sempre quelle lì, le note sono quelle, i ritmi sono quelli, abbiamo scavato tutto, però insomma non fermiamoci semplicemente a ciò che è stato composto. Quindi il progetto sarà questo, le date saranno, se si ferma sto maledetto Covid, le date sarebbero tante, veramente tante, quindi ci sono progetti anche nuovi video del disco che si chiama Amore Controvento, insomma, di lavoro ce n'è tanto e i soldi sono pochi, come sempre. Allora, va bene. L'ultima domanda. Il sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto è fare questo mestiere. Vero, punto, semplice. Cioè, io sono quella cosa. Questo, chi mi sente dice, ah, professore, quali sono i giochi? Io insegno alle superiori. Per carità, è bello stare con i ragazzi, le cose in alto, però la mia indole è quella, questo non vuol dire che non ami fare il mio mestiere di insegnante, per carità, quello ti dà la stabilità. Il sogno è concretizzare, purtroppo si arriva tardi, si arriva un po' tardi, concretizzare la tua vita nel mondo musicale, sì, quello. Bene, allora ci fai un saluto. Come no? Vi saluto a tutti, un bacio grande e grazie dell'opportunità e del fatto che mi avete ascoltato. Questo male è un mare, come il mare ci fa tremare. Questo mare ha fatto l'onda e ci ha travolti qua. Questo mare è un seme della terra che non ci appartiene e di notte che azzera tutto e noi che siamo qua. Rompe di tutto anche la vita, sai, inghiotte di tutto, beve pure me, beve pure me. Come il vento frusta, senza quiete dopo la tempesta, questo vento che poi ritorna e noi restiamo qua. Passa tra le case, l'amore controvento, con l'amore si raddrizzano le cose, si rimarginano le ferite, con l'amore cerchi vita tra le pietre, l'amore controvento, con l'amore ti ricordi delle chiese, l'amore vuole tempo, questo male. Sale. Questo mare ci fa pregare, come il mare placa l'onda e noi viviamo qua. Come il vento passa,
e ritorna come una scommessa. Questo mare ci ha preso tutto, ma noi restiamo qua. E no, non si affonda e tu con me me ne fotto dell'onda. Cresce tra le case l'amore contro vento, con l'amore si raddrizzano le cose, si rimarginano le ferite, è con l'amore che la gente torna in pace. L'amore vuole tempo, con l'amore rendi salde le tue case e scavi fino in fondo. E tu con me, thank you.